cresce la preoccupazione per la pericolosa presenza di ungulati che a causa della pandemia ha subito un forte incremento. Con noi Maria Grazia Baravalle, direttore di Asti Agricoltura. Benvenuta. Grazie a voi di avermi invitata. Con il lockdown l'attività venatoria è stata sospesa. Qual è il rischio reale? Ma il rischio è veramente altissimo perché la presenza dei cinghiali sul territorio sta veramente superando qualunque limite accettabile. I nostri agricoltori stanno seminando il mais in questo periodo e si trovano a doverlo riseminare più e più volte perché i semi vengono divorati da questi cinghiali. Oltre che, come ben tutti sanno, purtroppo sono talmente proliferati che ormai stanno diventando un problema veramente anche di sicurezza sulle nostre strade, tant'è che ci sono stati anche degli incidenti mortali. Oltre che anche il rischio della diffusione di alcune malattie tipo la peste suina. Quali sarebbero le soluzioni più adatte in questo momento? Ma guardi, quello che noi continuiamo a ribadire in maniera assoluta è che assolutamente al momento l'unica via per risolvere almeno un po' la situazione è quella degli abbattimenti. Quindi gli abbattimenti devono avvenire anche al di fuori dello stretto periodo venatorio. È necessario delle procedure più snelle per la caccia notturna, perché al momento la caccia notturna può avvenire solo accompagnati da una guardia caccia, una guardia volontaria, diventa difficile. Dare piena attuazione alle regole che prevedono in qualche modo l'abbattimento dei capi da parte degli agricoltori sui propri campi e magari anche sui campi limitrofi in qualche modo. E nello stesso tempo talvolta sarebbe necessario cacciare anche nei parchi naturali perché non diventino delle oasi di proliferazione e poter sostituire per alcune attività i guardiaclaccia classici, che purtroppo sono veramente in numero limitato, dei soggetti che possono operare al loro posto purché siano in possesso di porto d'armi, di tesserino e di assicurazione. Queste sono tra le cose, diciamo, e le attività che riteniamo indispensabili perché gli abbattimenti possono avere efficacia, fermo restando che in realtà tutto questo che ho detto adesso potrebbe sortire effetti limitati comunque, perché gli abbattimenti devono essere fatti nel periodo giusto dell'anno, ecco. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi ancora. È stata con noi Maria Grazia Baravalle, direttore di Asti Agricoltura.